Ciao a tutti e bentornati al mio canale Agnese Mad. In questo video vi porto alcuni esempi per la colorazione della pasta sintetica, in questo caso bianca, con tempere acriliche e polveri di gesso professionali usate inumidite. L'utilizzo delle tempere acriliche si presta per decorare la pasta sintetica sia prima che dopo la cottura del pezzo finito. Come potete vedere, questi tovaglioli che ho creato devono ancora essere cotti, ma li posso andare tranquillamente a decorare utilizzando le tempere non diluite con acqua. Il decoro a tempera su pezzo non cucinato dovrà essere eseguito solamente sulla superficie della pasta sintetica, alla quale avremo già dato la forma desiderata. Ecco qui il risultato dopo la cottura. Il colore acrilico è come se fosse penetrato nella pasta, come non fosse stato steso sulla superficie. Le tempere non possono essere mescolate al panetto di pasta sintetica ancora da modellare. Gli acrilici li posso usare anche su paste sintetiche già cotte, come nel caso di questa bambolina, che avrà le scarpine solamente dipinte. Più che l'utilizzo delle tempere acriliche, di cui faccio scarso uso, mi diverte la colorazione della pasta sintetica con la polvere di gessi professionali, che in questo caso utilizzerò con pennello inumidito. Qui potete vedere il primo esempio di questa pergamena che verrà ombreggiata proprio con la polvere di gesso prelevata con pennello inumidito. Ma questo metodo di colorazione lo potremo utilizzare solamente prima della cottura dei pezzi. Nel caso di questo gattino, dopo aver spolverato una base di gesso con pennello a secco, andrò a colorare i particolari della tigratura con un pennellino molto sottile che utilizzerò inumidito nell'acqua prima di prelevare la polvere. Si deve evitare comunque di bagnare troppo la pasta sintetica, soprattutto alle congiunzioni di due pezzi, perché potrebbero perdere l'aderenza, come ad esempio tra la testa e le orecchie di questo gatto o tra la testa e il corpo. Allo stesso modo sono stati decorati anche questi cagnolini. Questo metodo di colorazione conferisce alla pasta sintetica un aspetto più naturale. Questi cagnolini sono nati circa 12 anni fa. Sono miei, ma sono venuti con me a molti mercatini e nonostante ciò non hanno mai perso il loro bel colore. Ecco i lavori visti in questo video e alcuni altri eseguiti con queste tre tecniche. Per la creazione di questi gattini potrete trovare invece un tutorial dedicato. Con questo vi saluto, vi auguro buon lavoro e buon divertimento. Ciao ciao da Agnese!